Si è conclusa stasera a Milano una settimana organizzata dalla Saipem sulle compatibilità e l'innovazione e sulle prospettive del futuro. I giovani chiedono, vedendo un fragile futuro, che si rispetti l'ambiente, chiedono quindi una nuova economia mondiale. La nuova economia mondiale è soprattutto un'economia a differenza di quello che si pensa comunemente, non è un'economia fondata sul consumo, ma è come sempre quando si vogliono fare delle grandi rivoluzioni, un'economia fondata su una nuova produzione. Ad esempio, è passata la vulgata che l'economia circolare è quella che ricicla i rifiuti, impedisce gli scarti. Sì, però questo è possibile se cambiamo il modo di produrre. Se produciamo con prodotti biodegradabili, se lei pensa che anche l'automobile più, come si potrebbe dire, più circular economy, oggi ha il 30% di materiali che non sono trattabili, che non sono degradabili, che non sono riciclabili. Noi avremo una nuova economia che rispetta l'ambiente, che crea sostenibilità. Cosa vuol dire sostenibilità? Non solo all'aria pulita, ma può dire occupazione e lavoro. Solo se trasformeremo l'enorme potenziale tecnologico che noi abbiamo in un potenziale per produrre in un modo nuovo con dei materiali nuovi, rispettando la natura. Per esempio, sento dire delle infamie che mi dicono: dato che gli animali emettono CO2, bisognerebbe fare la viande synthétique. Noi possiamo fare, come dicono i francesi, con la source, cioè con il gene, fare le bistecche. Ecco, no, noi abbiamo bisogno di un'economia dove ci sia carne per tutti e dove, per esempio, noi dobbiamo continuare ad avere un rapporto con gli animali, perché, come ci ha dimostrato l'antichità classica e i sociologi moderni, il rapporto uomo-natura parte e riparte dal rapporto con gli animali, il loro rispetto, la misericordia. I bambini li insegnano trattando bene i cani e non ammazzando i passerotti, come alcuni bambini infatti da sindrome distruttiva fanno. Quindi, Possiamo dire che la sostenibilità modificherà il capitalismo? diciamo che il mio, non posso dire sospetto, ma come il mio ultimo libro che sta per uscire da Pergola e Macmillan, Beyond Capitalism, non contro il capitalismo, ma oltre. Work, Machine e Property. Io penso che sarà compatibile col capitalismo se accanto alla proprietà capitalistica metteremo forme di proprietà. Quello di cui parlava Papa Ratzinger in Lacalitis in Veritatis: proprietà capitalistica ben temperata, l'ottenibilità, però perché no? Tornare alla proprietà cooperativa, tornare al no profit. Pensiamo all'avvento dell'Africa, dell'Asia. Gran parte delle economie di quegli imperi, prima che fossero distrutti da un neocolonialismo un po' predatorio, erano fondate su queste forme. L'African Genius, di cui parlava Basil Davidson, era questo. Quindi l'economia circolare è un'occasione per sperimentare nuovi rapporti di proprietà. Accanto alla difesa dell'ambiente c'è l'innovazione e quindi il futuro prossimo. Come viene prospettato dagli scienziati? Il futuro prossimo sarà di chi riuscirà a utilizzare al meglio le tecnologie che ci vengono dalle scoperte scientifiche più recenti, che sono l'intelligenza artificiale, la robotica, il cloud, per offrire servizi e prodotti innovativi. Quindi chi saprà utilizzare la giusta combinazione di competenze, quindi di conoscenze, ma anche di tecnologie abilitanti. E quindi ci dobbiamo dotare di queste tecnologie, ma soprattutto dobbiamo investire in formazione per preparare i nostri ingegneri, ma tutti in generale i professionisti, ad adottare al meglio quello che le tecnologie oggi offrono. Comunicazione e informazioni sono fondamentali. Sì, basta guardare la lista che è stata pubblicata da poco, la graduatoria delle imprese più innovative, e hanno vinto le imprese che hanno saputo utilizzare al meglio i dati e il data analytics online nell'offrire servizi. Quindi non è soltanto essere capaci di avere i dati e gestirli, ma anche trattarli nel modo migliore possibile per offrire il miglior servizio in tempo reale. Quindi dal mattone alla digitalizzazione.
Secondo me il mattone ci sarà sempre, perché per fortuna avremo sempre bisogno di una casa. Magari la casa del futuro avrà dei robot sociali all'interno, avrà degli strumenti dotati di intelligenza artificiale che adatteranno al meglio la casa secondo le esigenze dell'individuo e magari ci aiuteranno a gestire la seconda e la terza età nel modo migliore possibile.